teleselezione. Questo ministro di colore, ti piace questa signora Chieng? È stata una bella idea. No, non è molto affascinante. No? No, assolutamente, anche perché parlano italiano. E poi non ha pure il passaporto italiano. Beh, ma no, come sì. No? Sì, penso di sì. Ma, sì? Ma non è stata una buona idea metterla lì, secondo te? Beh, insomma, no. Superflua. Superflua. È stata una cosa molto teatrale, insomma. Sì, questo è vero, un po' una bandierina, dici. Hai tu, capito, no? Hai capito, sì. Sì, una bandierina. Poi è a favore dello Ius Soli, che chiunque nasce in Italia può diventare straniero, può diventare italiano, no? Sì, sì, potrebbe anche succedere, però mi sembra che tutto considerato eleggere un ministro nero, sì. Quindi che finge di non essere razzista e di opporsi naturalmente a tutti quelli, invece ci troviamo episodi come quel poveraccio che hanno decapitato. Sì. Qui è stato esannato dicendo due eroi. Beh, insomma. La Guerra Santa, eccetera. Ah, in Inghilterra. Cioè, tu dici che mettere un ministro nero è un pericolo? Ma non è un pericolo, è superfluo, perché tutto considerato non è che risolva il problema. Ah. Lo si capisci? Sì, quello dell'integrazione, dici purtroppo, tu. Purtroppo, no? Sì. Ma tu utilizzi la parola nero o negro? Perché c'è un po' un... Negro. Negro, Cioè, sì. Come negro? Si può dire tranquillamente negro. È come vuoi chiamarlo. No, ma anche secondo me si può dire negro. Ma non è, ma non è bello. Ma come non è bello? Sì, va bene, ma a parte, insomma, dell'ipocrisia tipica. È l'ipocrisia, dai, su, è l'ipocrisia. Ma quale ipocrisia? È una roba bruttissima. Ma io ho trovato dei titoli dei giornali italiani degli anni 50 e 60 dove si utilizzava tranquillamente la parola negro. Negro, sì. In prima pagina sul Corriere della Sera. Non è che negli anni 60 l'Italia era più razzista di quanto lo fosse adesso. Io tuttora io li chiamo negri. E dunque la ministra la chiami la negra, insomma. Beh, sì. Beh, sì, certo. Vabbè, sì. Ma che c'è di strano? Io non capisco questa ipocrisia. Cosa c'è di strano? Ma quale ipocrisia? Non si dice. Si pensa che negro sia oltraggioso, mentre nero. Certo, i negri, tra l'altro, vogliono essere chiamati negri, non neri. Vogliono essere chiamati negri. Beh, insomma, tutti tranne quelli che fanno gli uomini di potere, eccetera. Sì, 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 I politici di potere vogliono essere chiamati neri. Ah, certo, quelli un po' paraculi, dici tu, no? Sì. Ma secondo te è italiana questa signora Chieng, alla fine? Dice che è a favore della poligamia, cioè a favore, insomma, ha una famiglia di 38 fratelli. Beh, ma quello è colpa del padre, forse. Cioè, in che senso? È un'attività sfrenata. Ah, dici, sì. Attività plurima. Plurima, però che cosa straordinaria, questi mondi dove ci sono 38, una famiglia con 38 fratelli, una cosa pazzesca. Vabbè, da quelle parti, insomma, è l'unico divertimento, forse. Tu dici, tu dici. Ma non si spiega altrimenti un pazzo, un maniaco sessuale, poi se penso alla moglie. Voi. È una mamma anche sola di 38 figli, oppure... No, più di una, più di una. Ah, più di una. Beh, sì, no, è che... Buongiorno Giuseppe Cruciani, che ne ha pizzicato un altro, Paolo Villaggio, su tutti i giornali per questa piccola disputa simbolica e glottologica sul nero negro, però ancora una volta la Zanzara ha tirato fuori un sostrato, una certezza condivisa, cioè che questa Chienge, poverina, senza ancora aver fatto niente, viene comunque, e questo secondo me è la migliore fotografia dello stereotipo razzista, viene comunque impalata per il colore della pelle, per quanti fratelli ha, insomma un po' una follia. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Eccoci qua, ciao ragazzi. Ma come ti è venuto in mente di andare a sfrugogliare? Per me ha ragione Villaggio, peraltro, cioè, ve lo dico, cioè, sull'utilizzo della parola negro, eccetera, ha ragione lui, cioè, c'è una follia che è quella di cambiare le parole perché sono politicamente scorrette. E davvero io ho trovato, è vero che l'Italia degli anni 50, 60, magari ho esagerato in diretta, non è la stessa Italia di adesso, le cose cambiano, per carità, però il termine negro veniva tranquillamente utilizzato anche nei titoli dei giornali. Non è, ovviamente se tu dici sporco negro, brutto negro, e ci aggiungi accanto un aggettivo, va bene, insomma, è ovviamente offensivo. Però non è che se uno dice il calciatore negro o il ministro negro, eccetera, questo per forza abbia... Sì, però se dici anche che ha 38 fratelli perché quelli sono un po' selvaggi e si riproducono, no, esce fuori che a te quella ti sta sulle palle, perché... Beh, insomma, però diciamo la verità, no... Cioè, quindi è negro accompagnato anche da un qualche considerazione tribale, no? Tu li hai pizzicati tutti, Borghezio... sì, che ha detto bingo bongo, se io dico negro e bingo bongo, c'è il razzismo, non è che c'è l'ironia.
No, è un modo soft per dimostrare il proprio razzismo, diciamo, no? Per non farsi accusare di essere razzista. Allora dici il governo del bonga bonga, non ti possono dire niente, ma in realtà poi dentro di te non li sopporti, no? In realtà è un altro discorso, cioè quello di Villaggio, ragazzi, diciamola tutta, non è normale avere una famiglia di 38 persone, dai su, cioè, non può essere considerata una cosa normale. Dopodiché uno dice ha cambiato continente, è venuta in Italia e ha cambiato abitudine, ha cambiato... Cioè vuoi dire si è civilizzata, sei tu che assolutamente non ho detto che la civiltà, la nostra civiltà è superiore a un altro o quelli sono incivili. È un'altra cosa, non siamo abituati al fatto che ci sia una persona che ha quattro mogli con 38 figli, diciamo. In Italia la poligamia non è ammessa, cioè non è che tu puoi fare tu uomo, peraltro solo uomo, puoi avere quattro mogli contemporaneamente e fare 38 figli. Anch'io che sono la persona più aperta, più libertina, più liberale del mondo, che sono su tutti i fronti, costumi sessuali, eccetera, eccetera, francamente non mi sento Dopodiché la Chienghe non è che vuole introdurre la poligamia in Italia. Certo, lo sai che il grande Mirko ti corre in soccorso e addirittura prende un film che mi è caro, che è il pilastro del cinema democratico americano, La vita è meravigliosa, Frank Capra, e mi dice che in quel finale c'era la parola negra? Ecco. Non parto più, ho cambiato idea. Violet Beck. C'è anche la negra. No, Frank Capra usato in soccorso a Cruciani. Mirko, ma da che parte stai, santo Dio? Senti Giuseppe, ma che spiegazione dai tu? Ti intriga, perché tu sei sempre un po' controcorrente. Secondo me il discorso di Grillo, l'Italia produttiva, sì. L'Italia improduttiva a te ti piace tanto, no, l'Italia A, l'Italia B, no. Sì, i pensionati un po' stronzi. Come? Mi fa orrore perché la stessa cosa, tu lo sai bene, la stessa cosa che hanno sempre detto e continuano a dire in parte gli anti-berlusconiani più feroci, cioè dicono c'è un'Italia di serie A che vota per i virtuosi, per quelli puri, per quelli buoni, per quelli non corrotti, che è l'Italia, diciamo, della sinistra, mettiamola così, e invece l'Italia degli zotici, l'Italia dei comprati, dei venduti, della televisione, di quelli che guardano le televisioni di mezzo. È vero, però qui la divisione è diversa. Qui dice lui c'è l'Italia che produce, l'Italia che vive mantenuta dallo Stato. Questo pensavo che ti intrigasse questa cosa. L'Italia dei pensionati sono conservatori, l'hai detto tante volte la zanzara. Sì, però adesso se uno impugna le tue bandiere non sei più d'accordo. No, ma non è che sono d'accordo. I 14 esiste. Milioni di pensionati conservatori, quante volte? Ma questo sono d'accordo, io su questo sono d'accordo, però non è che Grillo fa una divisione tra quelli che votano per lui e quelli che continuano a votare i vecchi partiti. Secondo lui chi continua a votare i vecchi partiti è l'Italia, diciamo, di serie B. Che poi è quella, l'Italia A lui la chiama. Ecco. L'Italia A lui la chiama. Sì, quella dei mantenuti. Esatto, invece l'Italia B è quell'altra, è quella invece che vuole togliersi dalle scatole i vecchi partiti, ma viene in realtà oppressa da quest'altra che vive di privilegi. Io non la penso così, ragione. Ma soprattutto non penso che chi non vota Grillo sia voglia lo status quo, cioè non lo penso, cioè anch'io che ho votato Grillo, come sai, a febbraio, il 24 febbraio, non è che penso che chi ha votato PD o chi ha votato PDL voglia lo status quo. Ci sarà qualcuno all'interno di PD e PDL che vuole lo status quo, vuole mantenere i propri privilegi, eccetera, ma sono cose trasversali. Cioè quanti dipendenti pubblici, magari protervi, o quanti rantier, o quanti parassiti ci sono pure che votano Grillo? Secondo me tantissimi, perché il voto di Grillo è un voto trasversale, per cui figuriamoci. Senti, abbiamo ricordato poco fa una storia che tu sicuramente, della politica, sicuramente tu hai bene in mente, cioè quella dei radicali che presero il loro massimo storico, che allora è il 7-8 alle europee, il 99, e poi precipitarono proprio alle amministrative. Secondo te questi voti di Grillo sono andati via per sempre o possono tornare? Che è un po' la domanda che tutti si fanno oggi. Ma guarda, secondo me il voto di Grillo può tornare, cioè quante volte i movimenti carismatici, come
per esempio quello di Berlusconi, funzionano molto di più durante le elezioni nazionali piuttosto che le elezioni locali. Storicamente è stato così, il centrodestra certo. È sempre molto debole a livello locale. Se tu guardi oggi la mappa dell'Italia, sembra quasi impossibile che Berlusconi sia al governo. Cioè non c'è un grande comune, al di là delle regioni ovviamente, in cui peraltro ci sono tre leghisti. Però insomma la mappa delle elezioni comunali, provinciali, eccetera, eccetera, nei comuni trionfa il Partito Democratico, o comunque trionfa la sinistra. Sì, sì. Questo però è legato a che cosa? Al fatto che la mobilitazione dell'elettore avviene su scala nazionale è più massiccia quando ci sono movimenti carismatici. La stessa cosa funziona per Grillo. Secondo me è un voto che potrebbe tornare, ovviamente dipenderà molto dall'evoluzione del sistema politico, da come si presenteranno le altre parti, ma soprattutto da come si presenta Grillo. È indubbio che in questi due mesi degli errori sono stati commessi. Cioè chi ha votato Grillo, una buona parte delle persone che hanno votato Grillo alla fine di febbraio, dicono ma insomma noi per quale diavolo di motivo abbiamo votato Grillo? Per vedere di litigare sugli scontrini per rendere questo voto sterile? Insomma, ci sono persone che si sono domandate e semplicemente non sono tornate a votare. Cos'è che ti ha intrigato nei giornali di oggi? Che cos'è che ti ha... Ma lo sai che nei giornali di questi giorni non c'è quasi nulla? La cosa più straordinaria di questi giorni sono il libro di Bisignani. Infatti fra poco sentiremo Paolo Madron. Ma secondo te c'è ciccia vera o lui ha venduto un po' di fumo? Ha mandato pure il siluretto a Grillo, pure lui. Tiè! Cena con gli americani, quello proprio non si poteva dire. Come in tutte le cose c'è qualcosa di vero, c'è qualche cosa di così, di, non dico di inventato, ma insomma suggestioni, no? Suggestioni. In fin dei conti quali sono le prove di queste cose? Lui stesso, insomma, qualcosa ha voluto allargare, qualcosa ha voluto stringere, qualcosa ha voluto enfatizzare, qualche cosa ha voluto minimizzare. Bene, sento che c'è un grande segnale perché sei sul treno. L'ultima cosa su cui ti interroghiamo è Roma. Secondo te Alemanno e Marino è chiusa la partita oppure no? Stiamo facendo proprio i bookmakers, raccogliamo le quote. Guarda, Alemanno ha il 5%, il 10%, no, tra il 5 e il 10%, sarebbe uno dei più grandi miracoli politici della storia della Repubblica Italiana. Non c'è un'altra spiegazione, o riesce a mobilitare il 30% di persone che non sono andate a votare e che dovrebbero votare tutte per lui, oppure non c'è partita, non c'è nessuna possibilità proprio tecnica, materiale, cioè non è come con Rutelli quando mi stacco era di 5 punti. Perché è entità numerica o che cosa? No, ma non è, secondo me per come ha governato Roma aver preso il 30% è già un miracolo, il 30% della metà degli elettori, per la percezione che c'era del tipo di governo della città da parte di Alemanno. Cioè per cui sicuramente ha contato anche il fatto che il centrodestra con un po' di fattore Berlusconi eccetera, secondo me rispetto a come era percepito Alemanno e rispetto anche alla dispersione del voto, la presenza di Grillo e altre cose, non ha ottenuto un brutto risultato. Cioè essere andato al ballottaggio è un buon risultato, però il distacco è quello, mi pare molto difficile 12 punti con tutti quelli dall'altra parte di cui non ce n'è uno, forse i voti di Marra, qualche voto di Marra potrebbe andare a lui. E il derby, quanto ha pesato il derby? Potrebbe essere l'endorsement di Marra. Che comunque l'1,1 ha preso, peraltro la lista principale che ha preso 0,69 era Grilli, parlanti, con Grilli, secondo me tanta gente si è sbagliata, ha messo Grilli. Lo stavo per dire, se uno va a vedere le liste di Marra, poi alla fine la lista che ha preso più voti, credo sopra 1000, sia proprio la lista dei Grilli per Roma, là, come diavolo si chiama. C'è scritto Grilli grosso come una casa, quindi tanti secondo me hanno messo e Forza Roma, la seconda è stata Roma. La seconda Forza Roma, esatto. Non era un voto per Marra. Però insomma, da quella parte lì può andare a pescare, perché Marchini fa il movimento. Metà dei voti di Marchini. No, forse metà dei voti di Marchini possono andare ad Alemanno. Sì, basta. Metà dei voti di Marchini possono andare a lui, perché una parte dell'UDC ha votato per. E il 10% dei grillini. Sì. Sai che Marchini fa un movimento, cioè ha detto la sua capogruppo, un altro movimento nazionale all'europea. Con questi voti vuole prendere il deputato. Ma a me Marchini non dispiace, mi sono curioso di vedere su scala nazionale. Scala nazionale, cioè Marchini è un candidato romano, fuori da Roma lo conosciamo io e te, cioè, a Milano
per strada viene scambiato per Riggio, insomma, non è che a Milano lo è vero uguale, è vero uguale, sempre di è uguale. Va bene, allora Giuseppe, ci sentiamo dopo, grazie, grazie. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, e qua mettiamo un bel loro trova il motivo per cui oggi dobbiamo sentire questa canzone. Batte Wu, beh, è chiaro, oggi è chiaro, stiamo parlando del ballottaggio fra Alemanno e Marino, Marino, e quindi più batte Wu di così non si può, non si battetevi può. Combattete e non combattete poi nell'invocazione finale. Soyez gangster, soyez voyou.